100 dipendenti, 2 stabilimenti, 7 linee di produzione, 33 paesi esportati. Questi numeri di Cereali Italia, presente anche quest'anno a Marca 2019. Sentiamo al nostro microfono Aldo Tollemeto, direttore commerciale di Cereali Italia. L'aspettativa è quella sicuramente di raddoppiare il fatturato con l'integrazione del marchio Dolci Preziosi, del business di Dolci Preziosi, e diciamo che nel piano di crescita c'è non soltanto questo driver di crescita legato appunto all'integrazione del marchio, ma anche una politica di investimenti aziendali all'interno del mondo di produzione appunto Cereali Italia, che ci permettano poi di essere sempre più efficienti, sempre più flessibili e poter anche numericamente crescere in termini proprio di volume di produzione. È quello che ci interessa in una prospettiva anche di lungo periodo. Dal 1 gennaio 2019 Cereali Italia gestisce il ramo d'azienda dei prodotti dolciari a marchio Dolci Preziosi grazie ad un accordo con Preziosi Food S.p.A. Cereali Italia integra all'interno del proprio portafoglio prodotti tutto il mondo di prodotto a marchio Dolci Preziosi. Nello specifico parliamo in sostanza delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, oltre che dei prodotti continuativi. Quindi un'azienda che oggi integra al suo interno un marchio di riferimento nel mondo delle uova di Pasqua ed è il primo marchio nel mondo delle uova target bambino dopo Ferrero. Grazie ad un accordo con Terre di Altamura sono nati 2 snack genuini. Si chiamano Nature Snack. Uno è a base di ceci e rosmarino, l'altro con lenticchie, pomodoro e basilico. Si tratta di un prodotto che ha la caratteristica di essere uno snack sano, perché è uno snack estruso, senza olio, quindi assolutamente niente olio, non fritto, a base di farine di legumi, nello specifico farina di lenticchia di Altamura GP e farina di ceci della Murgia da filiera controllata. È uno snack in cui crediamo, perché anche i consumatori con cui l'abbiamo testato ci hanno dato grande soddisfazione, sostenendo che è una valida alternativa alle patatine tradizionali, ma soprattutto pensando all'opportunità di uno spezzafame gustoso, quindi non punitivo, ma senza ombra di dubbio sano, e quindi una novità importante in presentazione in anteprima al marca.